Grazie Presidente. Ringrazio prima di tutto l'assessore e i rappresentanti sindacali per la relazione. Io credo che un elemento pregiudiziale per iniziare una discussione seria e una volontà di condividere le problematiche nasca prima di tutto da un condividere anche i sacrifici. E in un momento in cui i nostri lavoratori stanno facendo sacrifici, dobbiamo essere i primi a chiederli alla dirigenza, e questo sarà fondamentale per andare avanti in un momento di crisi. Detto questo, sappiamo benissimo i limiti, il patto di stabilità, cosa grava su di noi, anche per quanto riguarda il personale, ma credo che per rispetto, prima di tutto, dei precari del Comune di Milano, di chi poi ha lo stipendio bloccato dal 2009 e di chi lavora con uno stipendio sotto i 1000 euro al mese, dare un segnale forte di taglio dei super stipendi della dirigenza sia il primo passo. E per questo approfitto di uno specchietto che i lavoratori precari hanno fornito ai consiglieri entrando in quest'aula. E aiuta, io non so quanto siano grandi gli stipendi dei nostri dirigenti, però questo specchietto aiuta a comprendere in un modo simpatico con la pubblicità comparativa. Si parte da tre figure: il direttore generale del Comune di Milano, il capo di gabinetto e il responsabile dei rapporti con la città del Comune di Milano. E per fare dei paragoni hanno cercato dei personaggi con stipendi equivalenti, ma non li hanno trovati né negli amministratori degli enti locali d'Europa né in quelli regionali, li hanno trovati con quelli nazionali. E quindi queste sono le comparazioni. Il direttore generale del Comune di Milano guadagna 284.000 euro lordi all'anno, la cancelliera della Germania, Angela Merkel, 289.000 lordi all'anno, il capo di gabinetto del Comune di Milano guadagna 189.000 euro lordi all'anno, Hillary Clinton, ex segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, 186.000 lordi all'anno. Il responsabile dei rapporti con la città del Comune di Milano guadagna 169.000 euro lordi all'anno. Mariano Rajoy, capo del governo di Spagna, 178.000. Io credo che questi numeri parlino da soli. E per semplice rispetto dei precari del Comune di Milano e dei lavoratori che hanno il contratto bloccato dal 2009, dare una risposta, e dare una risposta seria, di taglio, di condividere la crisi, di condividere i tagli, sia un primo passo. Quindi aspetto una risposta dalla Giunta in questo Consiglio Comunale. Grazie. Grazie, consigliere Calise. La parola alla consigliera